Oggi vi raccontiamo del palio a sorpresa accorso il 17 agosto 1919. Il palio a sorpresa, dice, è già di per sé un qualcosa di unico, visto che nella storia del palio di Siena è stato fatto solo due volte. È stato fatto il 17 agosto del 1909 e il 17 agosto del 1919. È già di per sé, appunto, come dice il nome, il palio a sorpresa è un qualcosa di molto inedito, qualcosa di inaspettato, qualcosa che tra l'altro non rientra nel regolamento del palio di Siena. Il palio a sorpresa ovviamente prevede una totale donazione alla dea bendata. Infatti vengono sorteggiate le 10 contrade, al tempo si fece ricorrere i 10 cavalli che avevano corso il palio precedente e vengono assegnati anche i fantini a sorte. Quindi diciamo che la contrada, le dirigenze delle contrade non hanno, tra virgolette, nessun potere decisionale. E cosa successe il 17 agosto del 1919? Successe il nostro protagonista, in questo caso è un fantino nato a Siena nel 1883, fantino molto conosciuto e ai senesi uno, è stato uno dei campioni del palio di Siena, Giulio Cerpi, detto Testina. Giulio Cerpi, detto Testina, il 16 agosto vestì il giubbetto di Salicotto, corse per la torre. I senesi, e in questo particolar modo la dirigenza della torre, avendo già annusato nell'aria l'intenzione dell'amministrazione comunale di effettuare un palio a sorpresa, strinsero con il proprio fantino Giulio Cerpi, detto Testina, un accordo. Sapendo che in caso di palio a sorpresa tutto sarebbe stato donato alla sorte e che quindi ci sarebbero state delle possibilità che Giulio Cerpi fosse andato in sorte, fosse andato a correre a una delle rivali, Oca Onda, si accordarono nel dire: guarda, se domani la sorte ti manderà a correre dall'Oca, questi sono dei soldi, tu non ti preoccupare, ti aspetterà una carrozza al Chiasso Largo, tu al primo, al secondo, al terzo giro scendi e noi ti porteremo in salvo. Fatalità della sorte, quando il giorno dopo fu indetto il palio a sorpresa, vennero estratte le contrade, vennero assegnati i cavalli e vennero assegnati anche i fantini, Testina toccò all'Oca. In un primo momento ci fu un grande entusiasmo da parte dei contradaioli della torre, perché forti dell'accordo segreto che avevano con Testina, erano quasi sicuri che Testina non avrebbe mai vinto il palio. Ma si sa, il palio di Siena è un qualcosa che non si può giostrare, è un qualcosa che non si può regolare. E allora Giulio Cerpi, detto Testina, girò al primo San Martino, al secondo San Martino, al terzo San Martino, non inseguì il profumo del denaro, non scese, non andò nella carrozza, ma bensì inseguì la luce del trionfo. E il palio a sorpresa del 17 agosto 1919 fu vinto da Giulio Cerpi, detto Testina, sulla cavallina scodata con il giubbetto bianco, rosso e verde della contrada di Fontebranda, quando il giorno prima Testina aveva vestito il giubbetto cremisi della torre. Beffa e gloria, gioia e tristezza, amore e odio. Questi sono i sentimenti, queste sono le sfumature di cui è pieno questo bellissimo gioco che è il palio di Siena.